Siamo con Consuelo Cedrino, che se vogliamo possiamo dire tranquillamente è stata colei che ha parato il calcio di rigore e ha dato un po' la tendenza al match in favore della Tirana Futsal. Sì, diciamo, è stata una grandissima soddisfazione, soprattutto visto magari i gol che ho preso, che potevo evitare, diciamo, il rigore che ho parato e che ha salvato la partita. Il risultato ha annullato un po' magari qualche piccolo sbaglio che ho fatto durante la partita precedentemente. Senti, il problema si è creato verso il finale, no? Quando il portiere lanciava questi palloni lunghi in area di rigore, alti in area di rigore, e lì si è creato un po' qualche problemino. Però per il resto, voglio dire... Sì, diciamo che mettono un po' in difficoltà, soprattutto me, non lo nego, però diciamo siamo state molto brave in difesa, più rispetto alle altre volte. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo lottato fino alla fine, nonostante il risultato è stato un po' altalenante, però sono contenta di come è andato. La squadra, vuol dire, se c'è una squadra che meritava di vincere alla fine del match era sicuramente la Tirana Futsal, eh? Sì, sì, meritavamo già la vittoria durante la gara stessa, senza arrivare ai rigori, però va bene lo stesso. Oh, tra le altre cose dobbiamo sicuramente dirlo, che ha avuto anche un gran carattere, oltre che grande corsa, anche buona condizione fisica. Sì, sì, diciamo che non stiamo passando un periodo molto positivo, però abbiamo trovato la forza tutti insieme, abbiamo affrontato questa gara, la prima gara, al meglio. E spero che arriviamo in finale e magari chissà che vinciamo anche la Coppa Italia. Senti, che hai provato al momento dei due stati d'animo diversi? Quando sei entrato con quel pallone che per poco non ti andava in rete e è andato invece sul fondo, e quando hai parato invece il calcio di rigore che ha decretato il passaggio alla semifinale? Beh, parlavo del rigore, non mi sembrava neanche vero di aver salvato così la partita. E prima un po' di tensione avevo, che comunque la responsabilità è tanta, soprattutto il risultato è un po' tirato, è maggiore, molto maggiore. Complimenti e in bocca al lupo per domani. Crepi, grazie.